andiamo intanto. Parte lo scontro secco che vede contrapporsi Amsterdam Team e Real Bronx. Amsterdam Team in casacca blu e Real Bronx in varie sfumature di rosso. Palla che viene indirizzata in avanti verso Veneruso, che non riesce a tenere il pallone. Subisce comunque un assalto di Giovanni Ablasio. Si chiede chiarimento all'arbitro e sarà dunque la prima rimessa laterale del match affidata proprio al Real Bronx. Messa fuori di testa la palla dal Pontefice, poi lancio lungo di Di Stasio verso un compagno che in realtà non esiste. Palla messa di nuovo in gioco da Romano. Poi Michele Cazzerra, con a cui viene affidata questa rimessa laterale, riceve ancora il pallone, poi scambia d'esterno con il compagno e niente, Borgia la mette fuori. Avanza Riccardi che la cede verso Veneruso, buona la guardia di Di Stasio che la mette fuori. Sarà dunque rimessa laterale per il Real Bronx con Riccardi. Si fa vedere Veneruso, il pallone finisce però preda della difesa, tutto da rifare. Palla toccata corta con Riccardi e poi ancora Di Siena prova ad indirizzarla verso il centro. Riccardi sul pallone, Ablasio verso Marco Ablasio e poi Giovanni Ablasio prova ad indirizzarla verso la porta senza troppo successo. Romano alla battuta. Scarserra avanza ma recupera il pallone. Marco Ablasio ribattuta benissimo fuori da Romano e sarà rimessa laterale battuta dalla sinistra verso Giovanni Ablasio in controllo del pallone. Si fa incontro Riccardi, scambia con Borgia, poi avanza in zona centrale, si defila poi sulla sinistra Giovanni Ablasio, tocco morbido che finisce direttamente oltre la linea di fondo. Palla adesso di nuovo in possesso del Real Bronx, lanciata lunga verso Riccardi che non può agganciare. Poi grande tiro dalla distanza, salvato per un pelo da Di Stasio. Il risultato resta ancora sullo 0-0 quando siamo alla metà del secondo minuto di gioco. Siamo per arrivare al terzo, tocco di mani involontario ma comunque c'è stato e dunque sarà calcio di punizione per il Real Bronx. Scarserra sul pallone che cambia tutto, sì, cambia il pallone, cambia il pallone. Scarserra è costretto a mettere una casacca rossa per uniformarsi. No, le squadre restano le stesse. Nel frattempo abbiamo assistito a un cambio di pallone perché poco prima dell'inizio del match c'era stata effettivamente una diatriba sull'effettiva qualità del pallone. Scarserra al lancio lunghissimo, prova direttamente il tiro in porta, ma prova a scassare la porta, prova a sfondare la porta, ma senza in realtà avvicinarsi allo specchio. Palla toccata corta verso Borgia che poi l'appoggia a Giovanni Ablasio, gli si fa bene incontro Veneruso, poi palla girata verso Covino, la recupera soltanto per un attimo Di Siena, ma è fallo da parte del difensore del Amsterdam Team. Riccardi alla battuta quando siamo sull'out di destra nella metà campo degli avversari, prova direttamente il tiro in porta, cannonata che sorprende Di Stasio ed è 1-0 per il Real Bronx quando siamo quasi al scoccare del quarto minuto di gioco in questo istante per questo scontro secco precampionato della terza giornata del precampionato del Crone. Si riparte quindi sull'1-0 con Ablasio che non riesce ad evitare la pressione degli avversari, ma la palla viene rilanciata in avanti, poi ancora Ablasio riesce invece a recuperare il pallone. Scarsera che si accentra, tiene bene sulla pressione di due avversari, poi prova a fare tutto da solo, un pecca forse un po' di egoismo, il pallone viene messo in fallo laterale. Ancora possesso quindi per il Real Bronx. Chiamano comunque un cambio e dovrebbe entrare Vincenzo Veneruso per Antonio Veneruso che esce in questo istante. Palla giocata all'indietro verso Scarserra, poi
di Siena verso Riccardi, gli si fa incontro a Blasio. Passa un luogo a Raffaele vicino a te. Ok. C'è stato, credo, un fallo, ero distratta da Lorenzo, aggiornami. Sì, no, non è successo nulla di importante. Nulla di importante, quindi sarà calcio di punizione già abbattuto da Di Siena verso Riccardi, poi parla verso Scarserra. Ancora Di Siena verso Riccardi e Di Siena! Riccardi ne mette dentro uno, ero rimasta al controllo di Di Siena, Riccardi l'ha indirizzata direttamente in porta ed è 2-0 per il Real Bronx che parte fortissimo, che spinge tanto sull'acceleratore e sigla il doppio vantaggio a poco più di un minuto di distanza dal primo. Gian Grande nel frattempo è entrato per l'Amsterdam Team, esce Di Stasio correndo qualche rischio e la gira per Marco Ablasio che si defila sulla destra e poi prova un raso terra insidioso ma che non riesce ad impensierire Romano che in due tempi riesce a bloccare. Poi Scarserra avanza, prova ad accentrarsi, evita la pressione di Covino, Riccardi, ancora Scarserra, poi di tacco Gian Grande di prima a Blasio verso Covino. Amsterdam, Real Bronx in possesso palla con Scarserra che la indirizza verso Riccardi che cerca Di Siena ma invece trova Scarserra e poi Veneruso non riesce a superare l'opposizione di Di Stasio, tocca corta per Di Siena che prova il tiro dalla, che viene raccolto dalla difesa dell'Amsterdam Team, prova a mettere ordine a Blasio e non riesce a tenerla in campo. A Blasio però guadagna comunque la rimessa laterale già giocata verso Borgia, morbido il pallone di ritorno per lui, troppo alto, e sarà quindi rimessa laterale per il Real Bronx che riceve adesso palla. Cardi prova a indirizzarla verso Veneruso, Vincenzo Veneruso che non riesce però ad agganciare il pallone, quindi Di Stasio alla battuta corta di questa rimessa dal fondo per Borgia, evita la pressione di Vincenzo Veneruso, poi Covino a Gian Grande in posizione invitante, riceve, subisce la carica di Siena che però per l'arbitro non c'è nessuna irregolarità. E quindi si riprenderà da una rimessa laterale battuta all'indietro a sorpresa, bello il tentativo del Pontefice che però viene respinto dalla difesa del Real Bronx in fallo laterale. Covino alla battuta, si fa vedere il compagno ma riceve invece adesso Riccardi, Veneruso chiede il pallone di ritorno, Scarserra poi in qualche modo ne esce la difesa del Amsterdam Team, Covino gioca con il pallone e non riesce però a servire il compagno con Scarserra che prova ad avanzare, posizione centrale, morbido per Veneruso, benissimo qui Di Stasio, veramente ottimo il suo intervento in due tempi a bloccare quel pallone, dimmi tutto. Ah, Veneruso, grazie. Gian Grande prova soltanto per un attimo a recuperare il pallone, non ci riesce. Riccardi verso Veneruso, pardon, come mi hanno giustamente corretto, in qualche modo riesce a tenere il pallone in campo Riccardi e poi Veneruso prova il tiro che viene messo oltre la linea di fondo campo da Gian Grande, ma probabilmente l'ultimo tocco è stato proprio di un giocatore del Real Bronx, rimessa dal fondo già battuta per l'Amsterdam Team. Gian Grande cerca, prova a lanciare a Blasio senza troppo successo, il pallone è troppo lungo per il compagno e quindi sarà una rimessa laterale per il Real Bronx che adesso prova ad avanzare per vie centrali con Riccardi che riesce a smistarla verso Di Siena, palla messa fuori, rimessa laterale già battuta all'indietro per il Real Bronx, ancora una volta viene messo il pallone in fallo laterale dalla pressione di Marco Ablasio, lancio lungo, Borgia intercetta di tacco, prova a spedire verso Gian Grande che subisce poi la carica di Veneruso e quindi sarà calcio di punizione già battuto da parte di Borgia. Poi Covino in possesso palla ricevuto da Gian Grande, c'è un po' di disputa sulla titolarità di questa rimessa, anzi sarà addirittura calcio d'angolo per
l'Amsterdam Team Covino verso Ablasio, che scarica una bomba in porta, ma becca proprio Romano in pieno, e quindi rimessa laterale per l'Amsterdam Team. Si fa vedere l'appena rientrato Giovanni Ablasio, che la sua deviazione sfortunatissima lancia gli avversari, e poi Veneroso, appena rientrato, non riesce, Antonio Veneroso non riesce ad indirizzare il pallone in porta. Giovanni Ablasio verso Marco Ablasio, che riesce ad evitare la pressione di Scarserra, poi Gian Grande da solo davanti al portiere, prova ad evitarlo e non riesce a tenere il pallone in campo, perde un tempo di gioco e spreca una grande occasione per provare ad accorciare le distanze. E al Bronx ancora. Allora parla di quello che vi pare, mentre Riccardi prova ad avanzare ma riesce a raccogliere il pallone a Blasio, Giovanni Ablasio, ma fa buona guardia Romano, che esce e blocca la sfera, rimettendola già per Scarserra, poi Veneroso indirizza una bomba in porta che non sorprende però Di Stasio. Riccardi adesso e ne mette dentro un altro, e siamo alla doppietta, il terzo personale, quindi abbiamo un 3-0, signori, un 3-0, tripletta di Riccardi. No, non c'è male, una squadra di giovanissimi che devo dire corre tanto e segna altrettanto. Dall'altra parte l'esperienza non riesce a contenere l'entusiasmo della gioventù. Non so fare tre vuoi che ho votato al referendum, mentre Scarserra riceve il pallone. Allora, noi avevamo detto che facevamo le telecronache serie, cose, facite bravo. Nel precampionato no. Nel precampionato non esiste, per Scarserra prova ad avanzare. Non lo facciamo nel campionato, pensa nel precampionato. E la mette fuori Marco Ablasio, Scarserra riceve ancora il pallone, attaccato da Covino. Cede poi il pallone per Riccardi e alla fine Covino prova ad inventarsi un tiro che però finisce molto alto sopra la traversa. Prova adesso ad andare un po' più in pressione l'Amsterdam Team, con Riccardi che però riceve assalto da parte, tiene comunque il pallone il Real Bronx, avancia con Scarserra che per poco non mette dentro il quarto, disattento qui Di Stasio, e alla fine il pallone finisce in corner. Sempre molto attento il Real Bronx, è un po' troppo molle forse l'Amsterdam Team, che non si aspettava probabilmente una partenza così a razzo da parte degli avversari. Giovanni Ablasio prova a ipnotizzare l'avversario e poi lascia partire un sinistro bene con i piedi Romano, che non avrebbe potuto nulla se questo pallone fosse stato indirizzato nello specchio della porta, ma finisce di pochissimo al lato. Scarserra verso Riccardi, si allunga un po' troppo il pallone ma tiene comunque molto bene il possesso, resiste anche all'attacco di Ablasio, e poi comodo Veneroso riesce ad indirizzarla in porta, ed è 4-0 per il Real Bronx, quando siamo ormai allo scoccare del 14° minuto di gioco del primo tempo di questo scontro secco precampionato. Palla già battuta all'indietro verso Borgia, appena rientrato in campo, che manda a riposo Covino. Giovanni Ablasio prova ad indirizzare il pallone verso il compagno, tira direttamente in porta con Romano che blocca e poi la dà direttamente a Scarserra, che evita l'intervento dell'avversario molto aggressivo qui Marco Ablasio, e in effetti commette fallo, quindi calcio di punizione. Iniziano forse anche ad innervosirsi i giocatori dell'Amsterdam Team. Scarserra sul pallone preferisce senza fretta cederla all'indietro verso Riccardi, che riceve nuovamente palla, si fanno vedere i suoi compagni e poi ancora Scarserra, che adesso avanza al piccolo trotto. La smissa sulla destra, ancora per Riccardi, è tutta su quest'asse l'azione del Real Bronx, e poi troppo morbido il tiro di Scarserra, riesce sì a tenerla in campo Giovanni Ablasio.
alla rimessa laterale proprio lui, affrontato da Veneroso, poi riceve Borgia, Gian Grande d'esterno, torna indietro da Ablasio che indirizza un bel pallone verso Marco Ablasio, ma purtroppo quest'ultimo non riesce ad indirizzarlo verso lo specchio della porta, probabilmente non si aspettava il lancio del compagno e sarà quindi rimessa laterale dalla zona del suo corner praticamente per il Real Bronx. Palla indirizzata verso Veneroso che lascia partire una bomba, controlla comunque Di Stasio, il pallone viene deviato da un avversario sul rinvio e quindi sarà addirittura calcio d'angolo praticamente dal nulla per l'Amsterdam Team. Tocco morbido all'indietro verso Borgia che si coordina bene ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Rimessa laterale già battuta dal Real Bronx. Veneroso verso Veneroso che adesso prova a resistere alla carica di Gian Grande, ci riesce Di Siena e poi alla meglio su di lui Ablasio che scambia con Marco Ablasio che scivola ma tiene il possesso del pallone. Giovanni Ablasio lascia partire un tiro che si infrange sulla rete di contenimento del campo. Scarserra evita molto bene l'intervento dell'avversario e adesso supera la metà campo e lascia partire un tiro che sorprende Di Stasio ed è 5-0. Signori, 5-0 il risultato dello scontro tra Real Bronx e Amsterdam Team quando siamo al 16esimo di gioco, sta per scattare il 17esimo. Parla giocando indietro da Gian Grande verso Borgia, un po' amareggiato, cede il pallone a Giovanni Ablasio. Praticamente ci è arrivato al culo al ballo. I due Veneroso su di lui. Gian Grande protegge il pallone, prova ad involarsi, prova ad evitare la pressione di Di Siena senza troppo successo. Il pallone comunque è stato messo fuori da quest'ultimo e dunque sarà rimessa laterale dalla propria fascia sinistra per l'Amsterdam Team. Giocata all'indietro, troppo corta per un attimo. Veneroso controlla il pallone, ma poi Ablasio ci mette una pezza, pardon, il Pontefice ci mette una pezza. Adesso ci prova Scarserra che lascia il pallone a Veneroso. E qui bravissimo Di Stasio, bravissimo a metterla fuori. Testa a testa e poi la blocca Di Stasio. Non scatta nessuno dei suoi e quindi è costretto alla rimessa corta verso Giovanni Ablasio. A decidere per no, forse che prova ad evitare l'opposizione del compagno dell'avversario. Di Siena la mette fuori, guadagna comunque una rimessa laterale oltre la metà campo. Non sembrano molto convinti di poter rimontare i giocatori dell'Amsterdam Team e infatti recuperano il pallone gli avversari. Il pallone viene messo poi in calcio d'angolo, teoricamente una persona completa, pallone agganciato da Antonio Veneroso, messo però fuori e dunque sarà rimessa dal fondo. Si fa vedere Giovanni Ablasio che riceve in questo momento, prova ad evitare e riesce ad evitare con successo l'opposizione di due compagni ma subisce di due avversari, ma subisce fallo da Di Siena, già ha battuto il calcio di punizione verso Gian Grande che non controlla bene, poi Gian Grande prova a cederla verso Ablasio, non si intendono i due, quindi di tacco Di Siena ma poi intercetta tutto Borgia ed è rimessa laterale per l'Amsterdam Team, già battuta verso Covino appena rientrato. Prova a rientrare sul destro, poi si coordina per il tiro Giovanni Ablasio ma il pallone viene spedito in calcio d'angolo. Entra in area Gian Grande che sfiora soltanto il pallone su cross di Covino e sarà quindi rimessa laterale già battuta per il Real Bronx con Veneroso all'indietro, troppo corto il suo tocco per Di Siena e Covino qui si fa prendere dalla fretta e sbaglia un'occasione ghiotta. Nel frattempo il Real Bronx prova ad avanzare per un attimo, Marco Ablasio riesce a tenere il pallone ma poi Veneroso recupera palla. Vincenzo Veneroso la cede per Antonio Veneroso che prova a scattare rapidissimo ma controlla bene il suo movimento Borgia, poi Gian Grande, poi ancora il Pontefice, riceve sulla fascia sinistra, prova ad impostare per Covino che però non si intende col compagno e sarà dunque rimessa dal fondo già battuta verso Scarserra.
Michele non li vedrà mai questi video di Siena. Bello, eh? Ti piace questo? Di Siena ancora attaccato da Gian Grande, non riesce a liberarsi della sua pressione. Poi Scarserra prova ad avanzare per vie centrali, Covino su di lui. Nel frattempo Riccardi, che è appena rientrato in campo, prova a Scarserra. Sì, perché lo Scarserra sembra brutto, hai ragione. Sì. Si attacca a lingua. Comunque, Scarserra riesce a recuperare, raccoglie il pallone, ma non riesce a proteggere la difesa dall'assalto di Covino, ma risolve tutto Romano, che la mette in out. E tiro potentissimo e anche molto, molto ben calibrato da parte di Ablasio, respinto da Romano. Siamo già nella metà campo avversaria con Veneroso, che prova ad evitare l'opposizione di due avversari senza riuscirci. Di Stasio nel frattempo perde forse un po' troppo tempo per Covino e lancia un pallone frettolosamente su Riccardi, che lascia partire un bel tiro sfiorato da Di Stasio. Probabilmente il pallone era comunque fuori dallo specchio della porta, ma per sicurezza mettiamo, e chi vuole capire capisca. Sarà rimessa al laterale. Ma tu al referendum per... della pizza di Ernesto hai votato? Sì. Al referendum della pizza di Ernesto non ho ancora votato. Prova ad avanzare Marco Ablasio, la scambia con Borgia, poi ancora Marco Ablasio, Borgia trova uno spazio, Gian Grande! E la mette dentro e inizia ad accorciare un po' le distanze. Finalmente segna un gol la formazione in casacca blu e siamo sul 5-1, quando siamo praticamente nei minuti di recupero del primo tempo di questo scontro secco. In effetti, come ci diceva... non lo so, ma quando tengo tempo? Nel 2013. Il 21 dicembre 2013. Covino recupera un buon pallone e prova a spedire verso Gian Grande, che manca l'aggancio, riesce solo a sfiorarla. Recupera adesso però la formazione in casacca blu con Marco Ablasio, morbido il suo tocco per Covino, che di ginocchio prova in qualche modo ad indirizzarla verso Gian Grande, ma il pallone è troppo lungo, non può arrivarci. Il compagno Scarserra alla battuta di questa rimessa laterale. Adesso inizia a pressare alto l'Amsterdam team, il che potrebbe costringerli a scoprirsi anche un po' troppo, ma giustamente sul 5-1 ci può anche stare. Riccardi riesce a servire Scarserra, poi Gian Grande in pressing tocca il pallone, ma la spedisce direttamente a fondo campo. Lancio lungo per il velocissimo Riccardi, che ma questa volta Di Stasio ci mette una pezza, la tiene in campo con il petto. Ablasio, che recupera quest'altro pallone, prova ad indirizzarla verso il centro, ma Romano riesce poi a bloccarla. Ottima uscita di Romano, lancio lungo verso Riccardi, rientra Covino su di lui, che protegge la sua posizione e lascia che Borgia raccolga. Lancia verso Marco Ablasio, che perde un tempo di gioco e subisce l'assalto di Scarserra, riesce a uscirne bene. Covino poi di prima verso Gian Grande, qui probabilmente Covino avrebbe dovuto tentare la conclusione diretta in porta. Adesso iniziano anche un po' a sprecare le occasioni i giocatori dell'Amsterdam team. Riccardi nel frattempo molto bene, prova con successo ad evitare il primo avversario, ma nulla può sul Pontefice. Poi Veneroso, troppo bello quello che chiami sempre il Pontefice, guadagna una rimessa laterale. Finisce qui il primo tempo dello scontro diretto tra Real Bronx e Amsterdam Team sul punteggio di 5-1 per i giocatori in sfumature di stasso. Per riprendere il match tra Real Bronx e Amsterdam Team, con il Real Bronx che probabilmente partirà tentando direttamente la conclusione in porta. Ricordiamo, il Real Bronx guida l'incontro per 5-1. Si pongono praticamente già in barriera i giocatori dell'Amsterdam Team. Veneroso all'indietro verso Di Siena, esprimerlo prima questo, timidamente al pressing Giovanni Ablasio, poi Scarserra, poi Riccardi verso Di Siena, che prova ad accentrarsi a servire Veneroso, che raggiunge il pallone, gli si oppone Borgia, poi all'indietro è proprio Di Siena a toglierla via dallo specchio della porta.
scasserra da lontano, non esce di moltissimo. Sarà comunque rimessa dal fondo per l'Amsterdam Team Real Bronx, che parte premendo sull'acceleratore esattamente come aveva iniziato e concluso il primo tempo di questo match. Marco Ablasio si accentra, danza sul pallone, poi si sposta sulla destra. Poi Romano riesce a fare opposizione su Gian Grande, poi ottimo, ottimo, ottimo il suo intervento sul tiro di Giovanni Ablasio. Sarà calcio d'angolo, anzi no, il tiro era, non è stato deviato, quindi rimessa dal fondo, già battuta. Ma questa volta Ablasio la indirizza nuovamente in porta, ottimo Romano con i piedi, la mette giù, questa volta Veneroso che subisce fallo, ma continua ad avanzare, si alza il pallone! Riccardi che prova un tiro al volo che però finisce direttamente sulla traversa. Adesso stanno provando a anche a divertirsi un po' e ancora riceve il pallone ma non lo controlla bene Riccardi. Palla girata verso Marco Ablasio che invita i suoi compagni al sostegno mentre Riccardi è già su di lui. Poi Giovanni Ablasio marcato da Scasserra all'indietro, poi per Borgia ancora Giovanni Ablasio che evita questa volta l'intervento di Scasserra d'esterno verso bello, e questa volta la mette dentro Giovanni Ablasio e accorcia ancora le distanze. Siamo sul 5-2 quando abbiamo superato da poco il secondo minuto della ripresa dello scontro fra Amsterdam Team e Real Bronx. Ottimo l'appoggio di Gian Grande, questa volta sorpresa la difesa del Real Bronx che probabilmente un po' troppo a trazione anteriore, dovrebbe pensare anche a proteggere un po' di più. Frattempo un lampo incredibile illumina il cielo e appoggio, recupera un buon pallone Amsterdam Team che adesso avanza con Giovanni Ablasio, recupera il Real Bronx, tiro ribattuto da Borgia e poi ancora gamba tesa questa volta di Marco Ablasio. Sarà quindi fallo per la formazione in sfumature di rosso. Un po' di nervosismo tra le fila del Amsterdam Team. Non ci sa Marco Ablasio, che era uno dei più nervosi dei suoi anche nel primo tempo. Sul pallone Scasserra probabilmente, o forse Riccardi. Vincenzo Veneroso scatta, riceve invece il pallone Scasserra, il suo tiro murato da Gian Grande e quindi sarà una, è stata già battuta la rimessa laterale mentre ascolto fantastici discorsi, mentre Michele Bellames videocollera a bordo campo perché gli danno dell'amatoriale. Ma ritorni amore in campo. No, amore, chi sarà Bennavuto? Io non ho stato. Pallone girato all'indietro verso Di Stasio che poi la indirizza verso il Pontefice, ancora Di Stasio. I più vicini a lui sono due avversari, quindi costretto al tocco morbido in avanti per Giovanni Ablasio che non riesce ad agganciare. Romano alla rimessa lunga. 6 secondi il portiere. 4 secondi laterale, 6 secondi il portiere. Giovanni Ablasio verso Marco Ablasio. Si prepara al sinistro ed esce di pochissimo sull'incrocio dei pali. Veramente tiro pericoloso questo. Non poteva arrivarci Romano, che fino ad ora ha fatto comunque un ottimo lavoro. Palla girata verso Di Siena che scambia con Riccardi in sovrapposizione. Marco Ablasio di potenza la respinge, ma Scasserra recupera e su di lui Gian Grande la mette fuori, dunque sarà fallo laterale, touch dalla sinistra per il Real Bronx. Si fa vedere Riccardi ma riceve invece Veneroso, ora il pallone tra i piedi di Riccardi, palla girata all'indietro verso Scasserra, attaccato ancora una volta da Gian Grande che la mette fuori. All'indietro, mentre Bellame ci informa che non ha mai mangiato la carne di cavallo, vediamo Scasserra provare ad impostare sulla pressione di Giovanni Ablasio che riesce a recuperare un buon pallone, poi riceve da Marco Ablasio che riceve nuovamente da Giovanni, ma recupera tutto Veneroso che la cede ad Antonio Veneroso che lascia partire un tiro e Di Stasio è costretto a mettere in fallo laterale. Riccardi controlla il pallone e poi una deviazione
mette fuori gioco il portiere dell'Amsterdam Team ed è 6-2 quando siamo alla metà del quinto minuto di gioco della ripresa di questo scontro secco precampionato fra Amsterdam Team e Real Bronx. Comunque Michele, se hai mai mangiato la carne di cavallo? No, 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 ma mi sono sempre rifiutata. Però se tu ti puoi interessare, mio cognato l'ha mangiata, lo so Michele, che scomparsa. Riprendi il pallone. Sì. Siamo al sesto minuto della ripresa. Comunque non ha mai mangiato la carne di cavallo. Palla toccata con le mani da Scasserra, ma giudicato involontario l'intervento. Si prosegue con Giovanni Ablasio che scambia con Gian Grande, che mamma mia cerca lo spazio ma trova un ottimo romano, forse ci crede poco Gian Grande, mentre Veneroso mentre Scasserra adesso in possesso del pallone, non mi distrai, Dinciapa. Gian Grande, il pallone finisce in qualche modo oltre la linea di porta ed è 6-3. Però Gian Grande ha peccato un po' di dracotanza. Gian Grande ha peccato un po' di dracotanza in più di un'occasione durante questo match. Però devo dire che è uno dei più accaniti dei suoi in questa ripresa. Riccardi adesso riceve il pallone mentre Veneroso si allaccia i scarpini. Pardon. Scasserra riceve palla e la gira di nuovo verso Riccardi. Ancora Gian Grande in pressione su di lui, questa volta lo assiste anche a Blasio. Il pressing alto scatta nel frattempo Antonio Veneroso, ma lascia partire un tiro. Riccardi che raccoglie la respinta del portiere, poi si porta l'avversario sulla bandierina e sarà calcio d'angolo per il Real Bronx all'indietro verso Veneroso, il suo tiro ribattuto in fallo laterale da Gian Grande, poi ancora Veneroso intercetta Borgia che prova a proteggere il pallone senza successo, il pallone però esce e quindi rimessa laterale dalla sinistra per l'Amsterdam Team, chiede la sovrapposizione dei suoi. Antonio Veneroso riesce a metterla nuovamente in fallo laterale, giocata verso Giovanni Ablasio solo davanti al portiere, prova ad evitarlo e con la punta dello scarpino romano la mette fuori. Non ci sta, non si arrende Giovanni Ablasio, poi troppo morbido il suo tocco per le raccolto senza problemi dalle mani di Romano, poi Scasserra riceve da Riccardi, si accentra, poi lancio lungo proprio verso Riccardi, gli si fanno incontro in due, poi Scasserra preferisce girarla verso Vincenzo Veneroso, il pallone non viene raccolto da quest'ultimo, quindi Marco Ablasio in possesso palla, ora riceve, evita l'intervento di Antonio Veneroso, poi raccoglie Giovanni Ablasio solo davanti al portiere, devia per Marco Ablasio che spreca un'occasione di platino, di platino. Come il disco, oh, come il disco, lancio lungo a cercare Riccardi che prova a girare verso Veneroso che la tocca male. La partita è emozionantissima, molto molto concitata questa di Ablasio, è veramente tragica, mentre Giovanni Ablasio ci prova. Ci sono due Ablasio e due Veneroso, è veramente una partita molto interessante. Ablasi o Ablasi, dato che sono gli Ablasi. Scasserra adesso in possesso palla per il Real Bronx che adesso forse inizia a premere un pochino di più sul freno, poi prova Veneroso la conclusione, bello il suo tiro diretto all'angolino basso alla sinistra del portiere che riesce a metterla fuori, poi all'indietro verso Scasserra, riceve ancora Riccardi sulla fascia sinistra, trova l'opposizione di Borgia, cerca un compagno libero, Borgia tiene bene il pallone, poi Veneroso verso Antonio Veneroso, poi di testa Gian Grande a lanciare a Blasio per l'Amsterdam Team. Gian Grande è un po' in ritardo sul pallone, bravissimo Romano che spedisce il pallone direttamente oltre la linea di fondo, ottima la sua uscita, è un po' forse troppo morbido Gian Grande, si era fermato un cambio, esce Gian Grande, rientra Covino mentre esce Riccardi e rientra Di Siena per il Real Bronx. Borgia verso Marco Ablasio.
cede verso Giovanni Ablasio, avvisandolo della pressione di Antonio Veneroso. Poi d'esterno Covino sbaglia tutto. Veneroso chiude le gambe. Il portiere dell'Amsterdam Team Di Stasio e respinge. Amsterdam Team adesso in controllo del pallone con Giovanni Ablasio che prova a rientrare sul destro. La cede a Covino. Poi Borgia trova l'opposizione dei guantoni di Romano. Si gioca, il pallone resta in campo. Covino recupera la palla solo per un attimo. Poi Di Siena che la gira verso Veneroso, il suo tentativo viene respinto dalla difesa. Borgia d'esterno verso Ablasio, questa volta non trova lo specchio della porta, mentre Michele rischia la vita. In effetti non so se si vedrà dal video. Scasserra, certamente il tentativo di Siena viene respinto direttamente da Ablasio, che giustamente si becca la cazziata da Borgia. Oh mamma mia, e questa volta Di Stasio è ancora attento, si becca, diceva, la cazziata da Borgia, perché diceva che la respinge a fare, c'ero io, e lui dice ma io che ne sapevo, diciamo così. Non me l'hai chiamata. Secondo voi quali sono le altre cariche ecclesiastiche? Ma secondo me questa sera al minimo Di Stasio è cardinale. Sì, può darsi. Ma il camerlengo Giovanni, secondo me è Covino. Covino d'esterno verso Giovanni Ablasio. Ablasio, staccato. A chi? Ablasio. Dodicesimo in corso. Dodicesimo in corso. No, sempre lo stesso. Veneroso verso Di Siena. Palla girata verso Scasserra, poi ancora Di Siena. Trova lo spazio per Vincenzo Veneroso. Prova ad avanzare, ma fa, gli si oppone il ginocchio di Di Stasio. Davvero chiamato a ripetuti e numerosi interventi questa sera. Raccoglie il pallone solo per un attimo a Borgia, poi sarà rimessa laterale per il Real Bronx. Toglie un pallone dalla porta con la suola dello scarpino, il cardinale Di Stasio. Si lancia Covino, prova a fare tutto Marco Ablasio, e Covino si arrabbia giustamente, perché e chi vuole capire capisca. E questa volta si mangia un golasso Antonio Veneroso, si incazza tantissimo, perdonatemi il latinismo. La panchina, siamo sempre sul 6-3, il parziale però è di 2-1 in effetti per l'Amsterdam Team. Comunque perdonate la ripresa un po' ballerina, ritorniamo a riprendere il campo, mentre Giovanni Ablasio evita l'opposizione dell'avversario. 2-1? Il parziale. Ah, è vero, sì, parziale di questo secondo. Covino la spedisce alta. Perché giustamente loro hanno fatto 2 gol e il Real Bronx uno soltanto. Uno soltanto. Okay, sì. Quindi in effetti in questo secondo tempo un po' più concreto l'Amsterdam Team, ma il Real Bronx aveva davvero un vantaggio molto ampio. Un vantaggio, sì, un margine molto ampio sugli avversari. Scasserra, che ha ricevuto da Riccardi appena rientrato. Riceve ancora Riccardi sull'out di destra. Prova ad accentrarsi. Poi Scasserra, la mette fuori Covino. Di Siena alla battuta, chiede la distanza e la ottiene. Tocco morbido, troppo morbido per il compagno, forse affretta un po' troppo la rimessa, la, come dire, cerca troppo frettolosamente il compagno. Giovanni Ablasio, guadagnano comunque una rimessa laterale. Il tiro un po' troppo centrale di Giovanni Ablasio, trova l'opposizione di Romano, sarà rimessa laterale sulla propria fascia destra, affidata ai piedi di Covino, poi Ablasio la mette troppo alta, costretto ad affrettare il tiro da Romano, che sta facendo una grande partita. Palla lunga verso Scasserra, che riesce a tenere sulla pressione di Pontifex. Poi ancora Scasserra, che resta in piedi nonostante la trattenuta. Chiede l'appoggio di un compagno, anzi no, fa tutto da solo. Borgia questa volta riesce a metterla fuori. Molto veemente l'intervento di Ablasio, mentre Borgia prova ad avanzare. Il pallone viene messo fuori da Scasserra, mentre... E questa volta l'arbitro decide di ammonire per proteste Riccardi, che aveva ricevuto un tocco molto duro, ma sul pallone, da parte di Giovanni Ablasio, che riceve adesso il pallone dal pontefice, viene messo fuori poi da Scasserra, ancora rimessa dalla fascia sinistra, Giangrande solo per un attimo, poi si lancia in avanti, tocco di prima, pallonetto!
di Riccardi verso Veleroso, che non riesce a sfruttare l'occasione. Ancora un ottimo intervento in questo secondo tempo di Stasio, sarà rimessa laterale per il Real Bronx. Palla giocata verso Riccardi, si prepara al tiro, sempre nello specchio della porta. Molto preciso Riccardi, ma Di Stasio la mette fuori e sarà calcio d'angolo per il Real Bronx dalla bandierina alla propria destra. Palla toccata all'indietro morbida verso Scasserra, che preferisce poi girarla di tacco verso Riccardi, ancora di tacco verso Scasserra, mentre Covino prova a disturbarli. Ancora Covino su di lui, Riccardi prova a far partire un destro ribattuto dalla difesa avversaria, quindi Di Siena, la rimessa lunga verso di tacco Riccardi, poi ancora Di Siena e il pallone viene messo fuori, ma evidentemente c'è stata una deviazione dell'Amsterdam Team. Prova ad evitare il doppio intervento Giovanni Ablaso, poi Covino, l'opposizione di Siena gli regala comunque un buon calcio d'angolo. Si fa vedere il pontefice, chiama il pallone Giovanni Ablaso, ma arriva Gian Grande, che però non riesce a colpire il pallone di piatto e lo becca probabilmente di suola, spizzandolo un pochettino. Covino recupera un ottimo pallone fuori dai pali, Romano che riesce a rientrare a metterla in calcio d'angolo, anzi no, l'ultimo tocco è stato proprio di Covino, quindi rimessa laterale per il Real Bronx, adesso in controllo con Di Siena, gli si fa incontro Veneroso. Scasserra verso Riccardi, che scatta come una lince, ma poi riesce a metterla fuori Borgia. Calcio d'angolo per il Real Bronx. Scasserra arriva velocissimo da dietro, ma Borgia risolve tutto, la indirizza verso Covino. Covino non riesce ad arrivare sul pallone, Romano esce tempestivamente e la mette fuori. Mentre si stanno un po' innervosendo, si stanno scaldando un po' gli animi. L'Amsterdam Team non è abituato a tali svantaggi. Palla persa dall'Amsterdam Team, ancora Real Bronx in possesso, opposizione di Borgia, tocco di mani, e quindi sarà un calcio di punizione per l'Amsterdam Team. Riesce a Blasio ad evitare l'intervento di Veneroso, ma Covino non riesce ad arrivare sul pallone, che chiede a questo punto di essere sostituito, mentre entra Marco Ablasio e questa volta disattento Di Stasio, pasticcia con un pallone che era finito sul palo e lo spinge lui in porta, quindi è autorete per l'Amsterdam Team ed è 7-3 il risultato quando siamo al 18° della ripresa. Real Bronx in vantaggio per 7-3. Pallone spedito tra i piedi di un scontento Giovanni Ablasio, che però lascia partire un tiro che non finisce di molto al lato. Il peggior passaggio che potevo fare. Riccardi verso Scasserra, che prova a spedire centralmente verso Veneroso, ma gli si oppone Giovanni Ablasio, che adesso rincorre Riccardi, e poi Scasserra lascia partire un tiro, si spegne sull'esterno della rete, quindi sarà rimessa dal fondo affidata a Di Stasio verso Giovanni Ablasio. Morbido per Gian Grande, legge bene la traiettoria di Siena e sarà quindi rimessa laterale per l'Amsterdam Team dalla propria fascia sinistra. Si fa vedere Marco Ablasio, la mette fuori ancora una volta Di Siena, tacco, prova ad indirizzarla verso la porta, Marco Ablasio, tiro deviato, non pericoloso, raccolto senza problemi da Romano. Pallone spedito verso Scasserra, che non avanza ma rientra molto veloce Riccardi, che non riesce a togliere il pallone a Marco Ablasio e lascia partire un tiro molto forte ma poco preciso, e quindi sarà rimessa dal fondo già battuta Di Siena, intercettano il pallone i giocatori dell'Amsterdam Team. Marco Ablasio protegge con il corpo il pallone, ma sbaglia tutto Giovanni Ablasio, e quindi Di Siena recupera il pallone attaccato da Gian Grande, resiste, lancia a Scasserra in avanti, prova il tacco troppo lezioso Borgia verso Giovanni Ablasio, è un'ottima occasione questa volta, ma cosa fa Gian Grande, signori, ma cosa fa Gian Grande, passa il pallone all'avversario quando praticamente era da solo davanti alla porta. Poca concentrazione, risultato 7-3 quando siamo ormai al 20° della ripresa. Pallone spedito alto,
Lancio lungo verso Scalserra da parte di Riccardi. Scalserra solo davanti a Di Stasio, lo evita ma si porta il pallone sulla linea di fondo, rientrano su di lui Di Stasio e Borgia, danza sul pallone, prova a lanciarlo in porta, ma l'ottimo intervento di Marco Ablasio risolve tutto, e poi di prima arriva dalle retrovie Riccardi che mette dentro il suo terzo, quarto gol della partita, non saprei, ma siamo sull'8-3 per il Real Bronx, mentre sul cielo del Real Poggio non so se riuscite a vederlo, sembra che stia per abbattersi un brutto temporale con lampi accecanti e... si vedono addirittura le 7. Speriamo bene, speriamo che ci fa grazie a Dio. Surdimo poche partite. Lanciali indietro verso Pontifex che smista sulla destra per Giovanni Ablasio, uno degli ultimi a cedere dei suoi, che la tocca centralmente per Gian Grande che questa volta non si lascia sfuggire l'occasione. Siamo dunque sull'8-4 per il Real Bronx. Siamo al 21esimo. Una partita davvero ricca di gol, più da una parte che dall'altra, ma comunque ricca di gol. Riccardi verso Scasserra, poi di prima interviene Gian Grande e Borgia protegge l'uscita di Di Stasio. Marco Ablasio d'esterno verso Giovanni Ablasio, sulla destra si accentra, pasticcia un po' con il pallone favorendo l'intervento di Veneroso, poi Riccardi ancora Veneroso, Vincenzo riceve e la mette fuori Marco Ablasio. Stavolta capisce tutto Gian Grande e poi doppio passo, prova ad alzarsi il pallone, non si capisce bene cosa voglia fare Marco Ablasio, lascia partire un destro che viene respinto da Di Siena che poi la tiene anche in campo e cede adesso il pallone verso Romano, morbido in avanti per nessuno, ma raccoglie, è molto grazioso, raccoglie Vincenzo Veneroso che smista sulla destra per Scasserra, Veneroso solo davanti a Di Stasio, bravo, la mette fuori con i piedi. Rimessa laterale dalla sinistra per Real Bronx, già battuta, cambio rimessa, palla in movimento. E dunque Giovanni Ablasio con il pallone fra i piedi, avanza al piccolo trotto cercando uno spazio per il tiro, cede verso Gian Grande che affretta un po' la conclusione di sinistro, bravo Romano a metterla fuori, poi Riccardi resiste all'assalto di Marco Ablasio che gli resta addosso, subisce fallo e guadagna un calcio di punizione un po' oltre la linea di metà campo. Si prende giustamente tempo la formazione in sfumature di rosso. Scasserra prova ad avanzare, opposizione poco convinta di Gian Grande, Riccardi gli si fa incontro, Di Stasio scopre lo specchio della porta e siamo sul 9-4 per il Real Bronx. Ci sono 2 minuti di recupero, annuncia l'arbitro, mentre rientra Covino ed esce Gian Grande, che al netto delle occasioni sprecate ha giocato comunque un buon secondo tempo. Ablasio verso Borgia, poi Marco Ablasio riceve sulla destra, Covino si fa vedere ma il pallone non gli arriva, riesce a recuperarlo, anzi no, su Scasserra molto attento che protegge la sfera, Covino però con grinta riesce a recuperarlo ed è un duello. C'è però un calcio d'angolo perché il pallone è stato, anzi no, calcio di punizione già battuto troppo velocemente, bisogna ripetere la battuta, Covino la mette nuovamente giù, questa volta l'ha battuta Borgia. Covino in posizione centrale, mentre sulla destra c'è Giovanni Ablasio, arriva anche Marco Ablasio che si affianca a Covino, tiro diretto in porta di Borgia, deviato con i guantoni da Romano, sarà calcio d'angolo per l'Amsterdam Team che prova a ridurre lo svantaggio d'orgoglio, e il gran tiro di Ablasio finisce oltre le spalle di Romano e le distanze si accorciano nuovamente, siamo sul 9-5 per il Real Bronx, tiro diretto respinto con le mani da Di Stasio, ma si deve ripetere tutto perché Borgia era oltre la metà campo, palla giocata verso
Scasserra che riceve di tacco ma poi non riesce a controllare, lancio a cercare Borgia fuori misura e quindi due Veneroso a confronto con Antonio Veneroso che lascia partire l'ennesima bomba e finisce sul 10-5 il match che vede che ha visto contrapporsi. Come dice Michele, meno patapa dell'acqua, ma dicevamo che Real Bronx vince per 10-5 sull'Amsterdam Team, l'ultimo scontro del terzo della terza serata di pre-campionato del Real Crone. A voi studio.